Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Questo video è un video dove io faccio una pazzia che non ho mai fatto. Adesso vi spiego. Allora, in poche parole, ho comprato un, diciamo, un colorante per i capelli. Che sono quelli che vendono al supermercato, però dalla Garnier, che è praticamente il kit completo dove dentro c'è in poche parole tutto quello che serve. Ero lì, l'ho visto la prima volta, ho detto no, lascialo stare, no? Lascialo lì, ok. Poi sono andata ancora al supermercato, l'ho visto di nuovo, ho detto mi attiravano, allora ho detto: ma sì, dai, prendiamolo, facciamo questa pazzia. Non l'ho mai fatta in vita mia perché ho paura, diciamo, farmi i capelli a casa. Io li faccio sempre dal parrucchiere. E allora cosa ho detto? Vabbè, proviamo, no? Però questa volta non sono andata a scegliere il colore in senso quello adatto a me, capito? Il castano. Io ho il castano, anche se tutti mi dicono che sono bionda. Ma vabbè, bionda perché forse ho fatto un po' il biondo, che quando sono andata al parrucchiere un po' mi sono fatta bionda, ma leggermente, per cui non si vede neanche, ma il mio colore naturale è castano, solo quando ero piccola ero veramente bionda. Allora ho detto, boh, facciamo questa pazzia, compriamolo, però questa volta compriamolo biondo, biondo chiaro. Io l'ho comprato. E sono qua per farle insieme a voi, per vedere se funziona, dato che, allora, ovviamente questo è vecchio perché dovrebbe essere di 2 anni fa, questo prodotto che hanno fatto già vedere su YouTube. Però, anche se sono sempre indietro io con i prodotti che arrivano quelli nuovi, ho detto, vabbè, proviamolo, vediamo se veramente funziona, come dicono le altre persone. Per cui in teoria dovrebbe essere un biondo. Farò questa pazzia oggi e sarò bionda. Questo è il mio colore naturale. Poi ovviamente ho fatto le foto così si vede la differenza tra il prima e il dopo. Quando arriverà il mio ragazzo dal lavoro, che oggi è sabato, gli farò una sorpresa sul nuovo colore di capelli. In teoria li dovevo tagliare perché fanno schifo, ma dato che prima di fare la cagata che non sono parrucchiera, allora ho deciso di lasciarle così, farmi solo il colore che dura 8 settimane se non sbaglio. Adesso ve la faccio vedere. E niente, per cui questo sarà un vlog cambio look pazzia mai fatto, perché io non l'ho mai fatto. Come dicevo prima, io vado sempre dal parrucchiere, ma non faccio mai colore o tinte su in casa, anche perché ho paura di sbagliare colore. Questa volta proverò, farò un tentativo, farò un coraggio proprio che mi mette già in agitazione, sperando di non aver sbagliato, e vediamo come verrà fuori. Per cui o sarò bionda oppure sarò un disastro assoluto. Per cui vi consiglio di guardare tutto il video, che sarà diciamo un vlog, come ho detto. E niente. Vi faccio vedere la confezione e andiamo a fare i capelli insieme. Ok, ho acceso un po' di luce così si vede meglio. Io guardo lo specchio perché se poi sbaglio il telefono di sicuro non mi aiuta. Scusate se sono, diciamo, con macchie e robe varie, ma quando mi sveglio la mia faccia naturale è così, perché non sono veramente struccata, solo la matita. Poi ovviamente mi farò la doccia e mi truccherò decentemente. Comunque, vi ho fatto vedere i capelli che sono così, credo che si vedono. E ho cambiato la maglietta così almeno se mi sporco, questa qua la posso buttare perché tanto è di casa. Ok. Oh mamma, sono un po'. Allora. Ah no, questo è biondo caramello, non biondo chiaro. Non so perché, ma pensavo che era. No, è questo qua comunque. È un biondo caramello, per cui è un biondo
dovrebbe essere biondo e castano. Allora, dura 8 settimane. Ricchi di riflessi luminosi, applicazione facile, senza ammoniaca e vegano. Balsamo nutriente con burro di karité. Colorazione permanentemente Garnier Gold. Questo è 7.1, non so se si vede. Comunque. Io ho il castano chiaro, per cui dovrebbe diventare così. Io l'ho preso a cavolo, il colore, appunto, non ho preso quello proprio adatto a me perché volevo provare questo. Mi ispiravo, ho detto, ma sì, dai, prendiamolo, proviamolo. Spero che viene bene, spero che mi piace, spero che sta bene su di me. Allora, dentro c'è. L'ho già aperto perché così almeno. Vediamo, volevo vedere cosa c'era dentro. C'è il bastoncino per girare, perché questo serve, è comodo perché c'è questo che lo puoi utilizzare per girare. Poi c'è la crema, che questa è la prima, quella che dobbiamo mettere. Poi c'è la B, che è la crema colorante, che questa è la seconda. E poi c'è il balsamo. No, burro karité, che è praticamente balsamo nutriente, questo qua che va dopo al lavaggio, cioè ti lavi i capelli sotto la doccia e ovviamente lo metti quello. Le spiegazioni e i guanti, questi sono i guanti, queste invece sono le spiegazioni come si usa. C'è quello da, ovviamente l'ho aperto prima così che non mi portavo avanti. C'è quello da 30 minuti con la colorazione proprio tutta, oppure c'è il ritocco che è da 20 o 10 minuti. Ovviamente io faccio da quella da 30 perché voglio proprio cambiare colore. E niente. Per cui vabbè, ti dice come applicarlo. Queste qua sono le spiegazioni, ma tanto non ho fatto praticamente tutti su YouTube, io sono sempre la solita. Che è sempre in ritardo quando fa queste cose, per cui è inutile che spiego. Allora, un po' di agitazione. Intanto apriamo i guanti. Io ho già preso la molletta e il coso che adesso vi faccio vedere. Allora, molletta, che anche se si sporca, chi se ne fregano, a 50.000. E poi questo per questo qua l'ho preso da Primark, solo che non mi piace perché troppo. No, questo risparmio casa non mi piace, poi tanto è tutto sporco, se per caso non va bene lo butto, chi se ne frega. Allora, guanti, vediamo come sono. Guanti. Iniziamo. Ah, ho detto iniziamo male perché non c'è la forbice in bagno, invece c'è. Iniziamo con la A, che è questa, che è la 1. Certi dicono che è poco. Io spero che basta per i miei capelli, perché allora in teoria non ne ho tanti. E poi andiamo con il colore, che è la B. Sì, beh, è un po' difficile con una mano. Ok, ho messo tutte e due, adesso dobbiamo mischiare il prodotto. Mischiamo tutto il prodotto. Mischiato. Già è diventato praticamente marrone, vabbè. O nero. Lasciamo perdere. Allora, mettiamo i guanti. Tanto anche se si sporca la maglietta, chi se ne frega.
Ragazzi, hanno detto con le due dita. Io già ho i miei disastri, cioè tipo così. Allora, dato che non sono brava perché non l'ho mai fatto. Non so cosa verrà fuori. Se ero già io, guarda. Già, inizio già a fare i casini. Perché ho paura che non basta, allora meglio che ne metto poco. Tanto poi lo metto anche sulle punte. Non sono precisa, lo so, non sono. Ho provato a vedere nel video, ma. Devo mettere una crema qui. Lo so che non si mette così, però tanto poi un messaggio. Mamma mia, solo io posso fare questa cosa qua, tanto lo so che non va via, però. Non sono brava con il pettine. Dire che puzza, puzza anche tanto. Allora, posso dire che puzza, cioè in senso puzza, ma inizia anche a bruciare. Posso dire che brucia? Inizia a bruciarmi. Adesso devo aspettare 30 minuti. Tiro via i guanti. Così. Mamma mia, che puzzo. Ok, mamma mia, che odore di cacca. Io spero veramente che l'ho messo bene, che
Allora lo so, non si applica così, però. Allora, aspettiamo 30 minuti e noi ci vediamo dopo. Ovviamente vi dico già che mi brucia la testa, per cui sarà un po' complicato aspettare 30 minuti, ma devo farcela anche se mi brucia. E boh, speriamo. Allora, mamma mia, che situazione! Poi specialmente, ma vabbè, e vediamo. Mamma mia, c'ho un po' di paura, ma vediamo lo stesso che ha attaccato il colore. Spero che. Cioè, come sensazione, dato che brucia la testa, no? Vuol dire che è una cosa positiva? Vuol dire che. Allora, mamma mia, sto odore non lo sopporto. Comunque. Fatemi sapere se voi l'avete provato e se anche a voi ha bruciato la testa. Comunque, spero che l'ho fatto bene. Sì, lo so, non dovevo applicarlo così, non si applica così, bla bla bla. Non essendo parrucchiere, non essendo che non faccio mai queste cose, magari è la mia prima volta, per cui scusate se non l'ho messo bene. Comunque, incrociamo le dita e spero che viene fuori qualcosa di bello. Adesso lo copro. E niente, scusate la condizione, mamma mia. Tanto dopo mi faccio la doccia. E infatti mi sono sporcata, mi devo lavare. E poi, boh, vediamo. Sono già quasi le 11. Detto questo, ci vediamo dopo. Allora, 30 minuti sono passati. Adesso sciacquo e mi faccio la doccia. Semmai ci vediamo dopo. Perché è inutile riprendere tutto, perché poi dopo è difficile per me. A dopo! Allora, ho messo il balsamo, sono in canottiera. Mi sono truccata così almeno sono già a posto perché tra mezz'ora arriva lui e devo essere tutta pronta perché sennò non può vedere il risultato. Allora, da vedere di qua sembra. Beh, non l'ho ancora visto. Adesso li asciughiamo. Oh mamma. Allora, puzzano ancora però. Sinceramente puzzano ancora. Ma l'unico cambiamento che vedo è il sopra. Io spero che l'ho messo tutto bene. Ma già da vedermi così. Allora, è meglio vederlo alla luce del sole. Adesso proviamo a vedere, ad asciugarli. Il risultato e vediamo. Allora, forse la luce naturale si vede, cioè più o meno. Non piove, ma non lo so. Allora, ovviamente il colore è diverso, è cambiato. È un po' più forte. Ne ho messo di più qua, però, che sulle lunghezze. Non sembra carino, ma non è che. Cioè, boh, un misto. Non lo so, cosa dite? Mi sta bene. Sono incerta. Vabbè, tanto sono 8 settimane e poi va via. Resta. Poi ritorna quello naturale, il mio colore naturale. E poi giustamente vado a farmi il colore come si deve. Però questa volta dal parrucchiere. E così. Cosa dite?
Ovviamente a fine video vi metto la foto del prima e del dopo. Beh, forse meglio di prima, però non lo so, adesso vedrò cosa dirà quando torna il mio compagno. Sembrano carini. Devo ancora farci l'abitudine. Però vabbè, potrebbe starci. Sembro più rossa che biondo caramello. Vabbè. Niente. Spero che vi piaccia il colore. Fatemelo sapere sotto nel video. Io sono un po' così così. Beh, pensavo peggio, eh. Però vabbè, dai. Ci può stare. Non lo so. Vi farò sapere semmai su Instagram o nel prossimo vlog. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato utile. Allora, diciamo che mi è bruciata la testa per 30 minuti, però sono riuscita a tenerlo. E l'unica cosa è che puzza. Allora, adesso no, sono belli lisci, luminosi, come vedete, lisci, luminosi e morbidi. Quello sì, quello mi piace, come se fosse uscita dal... come se io fossi uscita dal parrucchiere. Non è male. Diciamo, colore pensavo di più, molto di più di colore. Forse perché l'ho messo un po' troppo qui e sotto poco, non lo so. Comunque, vabbè, fatemi sapere. Io vi lascio al prossimo video. Ciao! Ovviamente le foto le vedete su Instagram. Al prossimo video!